Ascolta. Il titolo è Ascoltare e ricordare. Ho già detto, ma lo ripeto volentieri, ho fatto più di 5.000 nel corso dei decenni tra incontri pubblici, conferenze e seminari. Se stai guardando questo video, grazie, grazie per la tua attenzione, il tuo affetto. Guarda su dove stai guardando YouTube, Giorgio Cercoi, sono molte conferenze registrate. E diversi amici, anche persone amiche, mi hanno detto: sai che guardandole più di una volta ho capito delle cose che nella prima visione non l'avevo capito. Perché? Perché non c'è l'abitudine a ascoltare e ricordare. Io evito il più possibile, cioè al 99,9% di tutti gli incontri, di trovarmi da solo con una persona. Perché? Perché io ho una buona memoria e vedo che chi ascolta non è detto che abbia il potere di ricordare. Allora, per non offendere nessuno, per non entrare nel conflitto, ah, ma io ho detto questo, no, ma io intendevo, io avevo capito, ma tu hai detto e poi dicono: sono stato citato da persone che mi hanno detto frasi che io non ho mai detto. Preferisco essere in gruppo o almeno due persone, di modo che, tre, di modo che il terzo fa da testimone, no? Però già prima della pandemia, la famosa pandemia, io ho smesso di fare incontri. Perché? A parte che gli ultimi anni li facevo sempre col video, ringrazio Francesco Pesarese e quegli altri che hanno fatto dei video così, perché? Per due motivi, perché uno così se lo riguarda. Chilometro zero vuol dire che tu stai guardando questo video dove vuoi tu, lo stai guardando seduto in macchina, nel telefonino, in uno schermo più grande, in un computer, decidi tu. Ascoltare per ricordare. Una delle cose più deboli è la memoria. E ce lo insegna la pubblicità. Siamo una grande marca di automobili, potrebbe comprarsi mezz'ora che ti spiegano nei dettagli come funziona la macchina, le ruote, tutto, no? Il motore, l'aria condizionata, lo stereo. No, no, invece loro vogliono che tu ascolti per ricordare solo il nome della marca, la marca, il nome della marca, che non dico adesso. Quindi deve essere una roba fatta super, panorami, albe, tramonti, là. Perché? Perché tanto la cosa più importante è far sì che uno ricordi il nome della macchina, il nome dello shampoo, il nome della pasta, il nome di quello che si consuma, di quello che si vive nella vita quotidiana. Quindi l'ascolto, sì, però a flash, usare dei personaggi o degli ambienti o delle situazioni. Perché? Perché la memoria è debole. E perché la memoria è debole? Perché ci sono tante interferenze per frazionare, dividere, spezzettare pezzi, pezzetti e pezzettini. Sono quelli, li vedo io non ho la patente, per cui quando mi danno un passaggio in macchina tutti i giorni, amici, amiche, cosa vedo? Vedo gente che guida e telefona. Quindi l'attenzione va in varie direzioni. Oppure persone che guardano in casa la televisione e parlano al telefono, allora cosa stanno facendo? Stanno guardando la televisione, oppure mentre guardano il computer rispondono al telefono. Manca la concentrazione. Allora, l'ascolto dipende dal valore che dai
a chi ti parla o a quello che leggi dipende dal valore che tu dai a quello che vuoi capire. Io sin da bambino sono stato molto attento, mi sentivo straniero in terra straniera, è chiaro, era la mia prima incarnazione in Italia. Poi ho cominciato a ricordare l'incarnazione sull'Himalaya e altre zone dell'Asia. Non sto qua a parlare di incarnazione in altri pianeti, sembra esagerare, perché la verifica è che quando sono andato in quei luoghi ho riconosciuto la lingua, le persone, i luoghi e anche sono stato riconosciuto. Ma il punto qual è? L'attenzione. L'attenzione. Quindi ascolta te stesso, ascolta te stessa. Riflettiti. Ho visto una vignetta che diceva: vuoi raddoppiare i tuoi soldi? Mettili davanti a uno specchio. Sembra una battuta, no? Se tu prendi 50 euro e ti metti davanti a uno specchio, ne vedi 100. Vedi i 50 in mano tua e i 50 allo specchio. Allora, riflettendo se stessi, vedi chi sei veramente. Non sei quel nome, non sei quella faccia che vede allo specchio, non sei quel corpo, ma sei anche quel corpo, come sei anche il vestito. Questa è una camicia blu, io non sono la camicia blu. Posso avere una camicia di un altro colore, potrei fare i video senza camicia, però dopo il nudo potrebbe essere censurato da YouTube, allora metto una camicia. Ascoltati, ascolta, da attenzione, ascoltare per ricordare, perché conviene ricordare. Quale insegnamento, secondo me, fondamentale da ricordare adesso, domani e fino al giorno in cui questo corpo si blocca? La morte è un fatto fisico, un fenomeno naturale del corpo, non funziona più. Io sono felice, contento, soddisfatto di aver avuto esperienza del coma, perché ho visto, come hanno visto anche altri, che quando il corpo è paralizzato, la mente non è paralizzata. Però arriverà un punto di non ritorno in cui il corpo è paralizzato, il sangue non circola, comincia il raffreddamento del corpo e non è più utilizzabile. Che cosa conviene ricordare lì, quel momento? Ripeti con me, la mia vita non ha mai avuto inizio, la mia vita non avrà mai fine. Io sono lo spirito eterno. Ho vissuto un episodio della mia eternità. Vuoi rinascere? Pensaci bene. Non vuoi rinascere? Vai dritto. Prosegui. Anche se dietro, diciamo, le spalle uno avesse un miliardo di incarnazioni, un miliardo di incarnazioni, è possibile, perché c'è l'eternità, nel momento in cui non rinasci, progressivamente tutto svanisce. È come quando l'aereo. Se voi salite sull'aereo, chi è quello piccolo? Tu o l'aereo? Tu! Infatti in certi anni c'erano 200-300 persone più l'equipaggio. Poi sali sull'aereo, cosa succede? Che guardi fuori, vedi l'aeroporto, ma quando l'aereo va su, cosa vedi? Cosa vedi? Che l'aeroporto diventa piccolo. Un po' vedi anche la città, vedi le montagne. Io ho viaggiato in tutto il mondo, vedi il deserto, l'oceano. Vedi acqua da tutte le parti. Quando andavo in Kenya, insieme a degli amici, abbiamo fatto una scuola, quindi una scuola per i bambini poveri, costruita in Kenya, andavo con l'aereo, a un certo punto mi accorgevo che arrivato in Kenya perché si vedeva il Kilimanjaro, questa montagna che sopra c'è la neve, perché la neve non è che c'è in alta montagna, c'è la neve c'è andando su,
a un certo punto il calore non viene più, la terra non riflette più tanto calore, quindi inizia il freddo. Dopo i 4-5 km, 6 km, vedevo il Kilimangiaro, dicevo, ah, siamo arrivati, no? Però era piccolo. Però se vai alle famose falde del Kilimangiaro, il Kilimangiaro è grande. Quindi nel momento in cui lasci il corpo, ti sembrerà che lasci casa tua, tutto, la tua vita, ma che cosa? Prosegui e vedrai che tutto diventa piccolo, 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 lontano. Ho visto una bellissima foto della sonda Cassini che ha fatto una foto rivolta verso da Saturno verso il Sole. E che cosa si vede? C'è un puntino con la freccia nella pianeta Terra, cioè il pianeta Terra visto da Saturno è una robetta così, no? È una trappoletta, una cosetta che gira. Però noi rispetto a un palazzo siamo piccoli, rispetto a un aereo siamo piccoli. Rispetto a una città siamo piccoli, rispetto al pianeta siamo piccoli, ma questo pianeta rispetto al resto cos'è? Piccolo. Ascoltati, ascolta, ricorda, tu, io, e anche gli altri. Siamo tutti spiriti eterni, qualcuno se l'ha dimenticato. Medita, mettiti lì, usa l'alimentazione non violenta, respira. Se ti dicono, ma tu cosa fai? Voglio ricordare, sto ascoltando me stesso, sto ascoltando i miei ricordi che risalgono a prima della nascita. Freud va bene, Sigmund Freud va bene perché ha detto tutti i condizionamenti vengono dall'infanzia. Poi il dottor Brian Weiss, scrive Weiss, ha scoperto che prima dell'infanzia, prima della nascita sono altre incarnazioni. Psichiatra Brian Weiss, e anche lui, no? Qui in Italia è un po' più difficile che uno psichiatra si metta a fare questi discorsi, anche se ho degli amici psichiatri che li fanno. L'altro giorno guardavo un'intervista a Marisa Laurito, quelli della notte, no? Renzo Arbero, che così con la sua R moscia ha detto, beh, io a 9 anni ero deciso, volevo fare l'attrice, ma perché io a 9 anni volevo fare l'attrice? Poi l'ha fatta, perché c'è la reincarnazione, no? Se no come si spiega che io a 9 anni ero decisa a fare l'attrice? L'intervistatrice, no? Gli ha chiesto di Arbore, quelli della no, ma chiedi della reincarnazione, no? Di Arbore sappiamo tutto, perché non gli chiedi Marisa, ci vuoi parlare delle tue incarnazioni? Quindi è molto probabile che Marisa Laurito, quelle della notte, faceva l'attrice. A 9 anni voleva fare l'attrice, adesso ne ha più di 9, ha sempre fatto l'attrice. Cara Marisa, hai ragione tu, perché una che a 9 anni insiste. Io che cosa dicevo io quando avevo 8-9 anni? Io sono qui, ok, nato in Italia, cittadinanza italiana, parlo benissimo italiano, ma prima di questo corpo avevo un altro corpo, prima di questa vita, un'altra vita, che poi sarebbe vita, la vita eterna, prima di questa incarnazione, un'altra incarnazione. Quindi impariamo ad ascoltarci per ricordarci che siamo spiriti eterni. Spiritualmente, mai nati, mai morti, ma come quello è morto? Il corpo, il corpo. Se andiamo da uno che ha 50, 60 anni a fargli vedere le foto di 5, 10, 15 anni, quello sono io, alto così. E perché non sei rimasto alto così? Perché il corpo cambia. Il corpo cambia, le cellule cambiano. Quello che rimane dalla nascita alla morte, a meno che uno non cambia il nome, è il nome e il cognome. Qui molti artisti. Insomma, ho incontrato che mi stava simpatico, l'ho incontrato, abbiamo parlato proprio di reincarnazione con Walter Chiari. Ma lui non si chiamava Chiari, Anni Chiarico, però per motivi
così di spettacolo da Anni Chiarico, Walter Chiari. Quando Arnold, il mitico Arnold che è vegano, Arnold Schwarzenegger, Terminator, è andato in America, voleva fare l'attore, ha detto no, il nome Schwarzenegger non va bene, fatti chiamare Arnold Schwarzi. Lui, figurati, Schwarzenegger. Alla fine la gente si ricorda nel mondo Schwarzenegger, perché lui ha insistito, voglio essere chiamato Schwarzenegger. Dicevo, no, fatti chiamare Schwarzenegger. Un altro che cantava con Frank Sinatra. Sinatra è un cognome siciliano, eh? Dino Crocetti, Dean Martin. Perché Dino Crocetti? No? Maria Luisa Ciccone, ma chi la conosce? Madonna, Madonna. Puoi fare un elenco di gente che abbia altro nome. Tutti cambiamo corpo ogni giorno, nel corso di 7 anni pare che lo cambiamo tutto, le cellule. Il nome e il cognome, a meno che non c'è un nome di battaglia, un nome falso, un nome d'arte, è questo. Ma un giorno Giorgio Cerquetti non sarà che un lontano ricordo e un giorno non sarà più neanche un ricordo perché tutto svanisce nel grande gioco cosmico. Tutte le nostre incarnazioni, i nostri modi di è tutto come le bolle di sapone, svaniscono. Nostalgia, zero.